E questa sera sono veramente felice di avere qui con noi la rivelazione, la vincitrice morale di Pechino Express, Alessandra Angeli, per la TV Angelina. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, diciamo subito che noi ci conosciamo da tempo, sì. Però anche per me scoprirti attraverso questa esperienza di Pechino Express è stata una grande rivelazione. Ma andiamo per ordine. Ieri sera hanno vinto i coinquilini ed era evidente che non fossi d'accordo con l'esito. Sì, sì, si è visto che non ero d'accordo. Per me è stata la notizia più ferale degli ultimi 10 anni, il fatto che abbiamo vinto loro. Ero un attimino in disaccordo. Pensavi che le brutture di questo paese negli ultimi anni ti avessero rafforzata e invece ne è arrivata invece una? No, ne è arrivata una più grossa, tipo tra capo e collo. E vabbè. Chi avresti preferito vincesse? Avrei preferito vincesse su tutti l'osteoporosi di Eva Grimaldi. Certo. Sì, è stata veramente brava e coraggiosa. Ma lei sarà l'unica che resterà, quell'osteoporosi, cioè quella lì resterà, cioè comunque vincerà su tutti noi. Sì, anche perché alcune parti non sono biodegradabili. Per esempio. Molto bene. Senti, facciamo così, andiamo subito dritti al dunque. Diamo sì. Dai un voto, di non in base all'esito del gioco, proprio a gusto personale, sì, alle varie coppie che hanno partecipato a questa edizione di Pechino Express. I coreografi? Coreografi 9. Mi è piaciuto. Sì, sì. Eleganza, poi hanno giocato duro, ma hanno giocato pulito, hanno rispettato le regole. E poi Alessandra Celentano per me è stata una scoperta, perché non seguendo molto Amici, avevo intuito il suo essere televisivo, ma non sapevo che invece era una matta, una persona molto simpatica, ironica. Cioè, diciamo che tra te e lei poteva essere o odio e funesto, o amore. O amore, è stata la seconda, per fortuna. Ma meglio anche per tutti, anche per i birmani, sì, per dire. Cioè, meglio perché tipo per la pace nel mondo. Sì, secondo me sì. 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 I coinquilini? I coinquilini, 4, per essere larga di manica. Va bene. Le immigrate? Le immigrate dal 5 al 6. È quella cosa che Romina molto brava e molto paziente, secondo me anche lei ha un po' sofferto la compagna di squadra. Beh, l'abbiamo sofferta tutti. L'abbiamo sofferta tutti. La saluto, ciao Mariana. Sì. Ci sanguinano ancora le orecchie. No, Mariana. Vabbè, non solo, anche io. Comunque. Ciao. Ciao. I fratelli? I fratelli 9. 9, perché poi rivedendoli mi sono piaciuti ancora di più. Un grande affiatamento, un bellissimo rapporto quello tra loro, poi veramente Paolo sembra l'infermiere psichiatrico di Clementino, sì, c'ha una dedizione totale, sono stupendi, stupendi, sì. Invidio molto il loro rapporto, bello. Gli sposini? Sposini 10, 10, ma non perché sono qui a DJ TV, che insomma, il covo... Si faccia fa capo, diciamo. Sì, il covo della nostra amica Glizzi, detta Glizzi la Pina. No, vabbè, 10, hanno raccontato bene tutta l'esperienza, è stata una voce narrante, hanno interagito in modo pazzesco con gli autoctoni, quindi bravi. I benestanti? I benestanti 6 più. Lei mi è piaciuta molto, Sofia è una ragazza molto sofisticata, però molto simpatica. Ha sofferto un po' dello strafare di Uberto, che invece in alcuni momenti off-cam, dove era più naturale, se stesso, più tranquillo, era molto più piacevole. I Perez? I Perez 8, perché oltretutto sono stati veramente subissati da critiche ingiuste. Loro non hanno fatto irruzione nel gioco con delle armi dicendo adesso partecipiamo anche noi, è il gioco che lo prevede. Questo delle volte però si innesca nel pubblico, in tutti i reality. È la produzione che prevede che entri qualcuno e tutti lo odiano, anche sia con gli interni, che però questo è il gioco, è firmato. No, io non li odio. Accetti anche che la produzione ti metta dentro gente più fresca. Esatto. Per quanto, poi voglio dire, lei già fa tanta fatica con l'italiano, oltre che con l'inglese. Sì. E con, diciamo, coi puzzle. Coi puzzle e con la religione, vengono fuori. Perché sì, lei ha questa convinzione che Gesù sia impiccato. Che però è progressista come idea, nel senso, tipo, anche parlando di, non so. È comunque la morte da poveri, questo sì, però. Sì, E poi le cattive? Le cattive dal 7 all'8.
No, non io... ti sei piaciuta in alcuni... cioè ti sei piaciuta sempre? No, io mi sono piaciuta perché mi sono riconosciuta nella mia disgraziataggine. Nel bene e nel male sono sempre stata me stessa. E certo, non ero molto supportata dall'altra metà, che è abbastanza lamentosa, però facevamo ridere perché eravamo veramente la coppia più improbabile. Ma certo. Fisicamente. Tra l'altro, finale senza cattive, ma come dice Joker, come si chiama il film, Cavaliere Oscuro. Sì. Insomma, ci serve sempre un cattivo, sì. No? E poi i cattivi tornano sempre. I cattivi tornano sempre. Che poi però in realtà c'è questa cosa molto italiana di dare del cattivo a chi in realtà semplicemente dice quello che pensa, sì. E che gli altri non hanno il coraggio di pensare. Più che cattiva, io direi stronza. Nel senso, sì, sì. La stronza o lo stronzo è quello che dice quello che pensa, che gli altri non hanno il coraggio. Il cattivo vero è un altro. Il cattivo vero è un altro, ma nella narrativa del gioco le cattive secondo me erano intese come coloro che non cedono a buonismi, al volemose bene. E queste cose qua. E quindi mi va molto bene il titolo di cattiva, mi lo sento proprio cucito addosso, mi sento a mio agio. Bene. Dimmi quale di queste frasi cliché hai tu pronunciato. Sì. Io ho vinto comunque, ora torno al mio lavoro lontano dalle telecamere, questa esperienza mi ha cambiato. Torno al mio lavoro lontano dalle telecamere? In realtà hai detto io ho vinto comunque, però erano tre frasi che potevi aver detto. Sì. Sì. Non a me direttamente, ma l'hai dichiarata. Sì, cioè, l'ho ho vinto comunque perché avendo degli evidenti limiti fisici, il fatto di non essere morta tipo alla seconda tappa per me è una vittoria. Cioè, ho portato la carcassa intera a casa. Se tu sapessi la stanchezza di chi come me conosceva, la Pina, Emiliano, ma anche te, la pressione materna quasi, cioè, oddio non ce la mando. Proprio sapevo che eri viva, però, sì. Però ecco. Sì. Senti, sei partita cattiva in sì. questa esperienza, sei tornata come? Uguale. Uguale. Né meglio né peggio. Ma no, l'esperienza è vero che ti cambia perché comunque entri in contatto con una realtà che è completamente opposta e lontana, veramente anni luce da quella che è quella occidentale consumista. È anche vero che appena ritorni nel tuo environment e riprendi, diventi di nuovo l'ingranaggino di quel meccanismo lì, ti rimane un po' quello che hai vissuto là e quello che hai imparato, ma tendi anche un po' a dimenticarlo perché qui non è applicabile. Certo. Qui c'è da difendersi da degli assassini e degli aguzzini, quindi non hai tempo. Tra l'altro vestiti da agnelli, sì, spesso. Sì, sì, vero. Sì. Senti, tra le cose che mi è piaciuto molto, tu hai rappresentato e hai raccontato di questa esperienza, c'è il fatto di aver visto crollare molte certezze legate soprattutto al fatto di essere noi occidentali, sì. Là. Sì. Vero, per esempio rispetto alla religione musulmana. Alla religione musulmana che ci viene raccontata sempre in un modo secondo me deviato, in un modo non realistico, nel senso che i musulmani nel mondo sono 1.700.000.000. Sì, e credo più o meno. Più o meno, 1.600.000.000. E in realtà sembra che vengono raccontati tutti come dei pazzi assassini, e in realtà invece è una minoranza quella degli estremisti di ISIS e tutte queste cose. Musulmani che vivono in Indonesia, che è la comunità più grande di musulmani penso al mondo, sono delle persone tipo molto serene, molto, molto aperte verso il prossimo, molto accoglienti, e io ho voluto portare questa testimonianza perché viaggiare arricchisce ed allarga gli orizzonti, non credete tipo alla stampa collusa che vi racconta che sono tutti gli assassini e dei criminali. Anche viaggi magari non troppo organizzati che no. Ti fanno vedere sempre delle no. La riproduzione turistica di qualcosa, sì. Però sempre all'occidentale sì. Non c'è. Ma infatti molto. In questo Pechino è bello perché noi non abbiamo fatto tratte turistiche. No, tipo in mezzo alla Birmania eravamo in mezzo a nulla e quindi ci ha permesso veramente di scoprire i popoli, gli autoctoni per quello che sono, non quelli magari un po' più come abituati posso dire? Sì. A far contenti sì. I turisti, sì. Insomma, sì. Perché c'è sempre un introito, sì. Magari. Esatto. Senti, tu ti sei imposta da subito come Angelina tout court senza fare ricorso a raccontare la tua identità sessuale. Sì. Allora, questo è stato uno dei motivi di grande, secondo me, affetto da parte della gente. Sì. La domanda che ti faccio è:
Sei partita rischiando o te lo aspettavi che il pubblico avrebbe apprezzato? No, non me lo aspettavo assolutamente. Ho rischiato perché volevo dare un messaggio progressista, nel senso che nel 2015, siamo alle porte del 2015. Sì, dell'Expo, oltre che dell'Expo. Dell'Expo, sì, che è una cosa molto preoccupante. Trovo veramente obsoleto e anacronistico incentrare l'esistenza di una persona e di conseguenza il giudizio su una persona, la percezione su una persona basandosi esclusivamente su identità di genere e orientamento sessuale. Cioè, ma una persona se sa fare il suo lavoro è brava, indipendentemente dal fatto che sia gay, trans o etero, nel senso andiamo oltre. Certo. Cioè, parliamo di persone, io vivo come persona e quindi quella è una sfera mia personale, privata, che magari dico nel momento in cui c'è bisogno di raccontarla, ma altrimenti sì. Io vivo come persona e... Beh, il pubblico è spesso da chi fa televisione è ritenuto più stupido di quello che in realtà è. Esatto. E anche più legato a dei pregiudizi che in realtà non ha, perché no. La gente che guarda la televisione non è che in progetto diventa più stupida, no. Che poi come nella vita viene spesso però, sottovalutato il pubblico. Io figurati, sono assolutamente d'accordo, sì. Lo sai, con questo approccio, ma rispetto a chi invece ha fatto delle scelte diverse, ti potrei obiettarlo anche a me, che fa parte della libertà di delle scelte, quella sì. Di poter per esempio sventolare la bandiera della propria omosessualità, per sì. Esempio, per farne un po' anche un mestiere. Come certe donne, faccio un esempio, in televisione sfruttano la loro femminilità come una carta in più. Sì. Sì, io non sono d'accordo, nel senso che la bellezza, poi l'avvenenza di una donna è una cosa evidente. A volte anche la frociaggine è una cosa evidente. Sì, a volte sì. Però, a volte anche in gente che si ostina, tipo, non so, delle ex cose della regione, ma non facciamo nomi. Le ex? Presidente, sì. Presidente della regione, ma non facciamo nomi. No. Però io non sono d'accordo nell'utilizzare questa cosa come trampolino per eventuali carriere, nel senso anche basta. Sì. Anche basta. Se avete delle facoltà, se avete delle qualità, dimostrate quelle e basta veramente triforarci le ovaie con le vostre identità di genere. Infatti. Basta. Senti, ti è mai venuta voglia, sinceramente, negli anni di dire ma io me ne vado dall'Italia dove c'è troppa pressione rispetto a queste questioni, me ne vado fuori dalle scatole? Sì, mi è venuta voglia non solo per quel motivo, ma anche per tanti altri che vivono poi tutti, indipendentemente da sì. Orientamento di genere, sessuale, certo. Eccetera. Però stoica rimango, nel senso che... Rimani, sì, rimango, anche perché, cioè, rimango, se no, sì. Quando ci vediamo? Sì, ma poi tipo non si può mica perdere così un opinionista, non c'è nemmeno abbastanza. Ma certo. Non so. Senti, a proposito di opinioni, visto che sei una grande professionista nel tuo mestiere, che sì. È quello di make-up artist, ci sta. Che adesso che hai messo, sei entrata a pie pari nel mondo della televisione, non solo da grande telespettatrice, perché lo so che io e te siamo... Ci sono entrata con un De Carpiati. Abbiamo in comune il fatto che guardiamo tanta televisione, sì. Ci piace, sì. Ma adesso sei anche dentro. Dai, tiriamo fuori dei nomi, delle donne della televisione o comunque famose che hanno estremo bisogno di aiuto con il make-up. Sì, Lorena Bianchetti... Perché veramente basta truccarsi con degli ombretti a base di particole, delle ciprie, non so. Sì. Lorena Bianchetti, poi chi c'è? Non so, il trucco sposa di Milly Carlucci va sempre bene. Beh, ma Milly Carlucci è talmente istituzionale che oramai lei è quella roba lì e va bene, nel senso non la cambierei, anche perché sennò le signore a casa potrebbero avere degli attacchi di panico. Ci deve essere un grande... non c'è più tempo? Volevo parlare delle telegiornaliste che spesso sono truccate come se stessero sì. Uscendo da un locale di scambisti sì. E poi improvvisamente devono dare delle notizie sì. Al telegiornale. Sì. Va bene, salutiamo. Hai sentito che c'è un cocodè? Sì. Perché questo programma vuole dare un segnale molto forte di diversità rispetto agli altri programmi. Certo. Si occupa di cose concrete. Tu hai vissuto nella natura, insomma, anche più semplice e sì. Rurale. Noi abbiamo adottato una gallina. Ah, carina. E che vive felice, allevata in maniera non intensiva.
visiva, il frutto del suo sforzo, è il regalo che ti facciamo. Oddio, un uovo bianco. Sì, perché è livornese questa. Ah, divina. Quando arrivano le uova, di dimmi quando, arrivano anche le domande, di dimmi quando. Ti interrogo, sei pronta? Sì. Andiamo. Angelina, dimmi quando hai ricevuto un messaggio hot. Pochi giorni fa su Facebook, però non c'è campo. Non si è fatto niente? Eh? No. Dimmi quando non sei riuscita ad usare il sarcasmo. Non me lo ricordo. Dimmi quando hai pensato, sto bene come sono. Mai. Dimmi quando hai pensato di rifarti un giro in Birmania. Tipo 10 minuti fa. Sì, Sì. Mi manca, sì, mi partirei immediatamente. Cioè, ti manca? Sì. Fatta così però la Birmania, con un euro. Sì, con un euro, dormendo tipo sulle assi di legno con dei chiodi, svegliandosi tipo come la Guernica di Picasso, con un occhio tipo qui e uno qui. Tipo serve, ti manca quello? Penso. Mi manca perché è stato un modo di uscire da certi meccanismi borghesenti che ci sono qui. E sono tornata bambina là, ero sfrenata, ridevo, correvo, cadevo, ne facevo di ogni. Sì. E quindi ho ritrovato un po' me stessa, una piccola Angelina. Un'Angelina piccolina. Sì. Senti, dimmi l'ultima domanda, quando ti sei sentita una star? Il brodo star. Dai, no, vabbè. No, non mi è mai successo. Ma no. Pensavo di sì. No, non è mai successo. Vabbè, spero che succeda. Vediamo. Sì, so. Va bene, io ti ringrazio. L'ultima domanda che io faccio la fate sempre nell'orecchio, sì? Perché in TV proprio non si può fare. No. Allora, io farei una fascina, li legherei insieme con dei pesi per accertarmi che vadano a fondo e li butterei entrambi. Io risponderei esattamente allo stesso modo. Grazie Angelina, grazie, ci vediamo te. Presto in TV. Quando, anche quanto manca, no? Quanto adesso manca, sì. Quanto manca e poi vedremo. Sì, poi vedremo. Vedremo. Grazie a tutti, noi ci vediamo credo domani sera, comunque qua su DJTV con Dimmi Quando. Sempre questo legame Dimmi Quando quanto manca. Sì, ma ci infatti piace. Sì, sì. Io che sono un po' stordita poi faccio delle crasi tra le due cose. Vabbè, sì. Bene. Dimmi manca. Dimmi ciao. Manca, ciao. Grazie. Ciao, grazie.